clima continentale umido con variazioni termiche non eccessive ha caratterizzato il territorio piacentino sin dai tempi più antichi, ponendo le basi per lo sviluppo di un'economia basata sulla pastorizia e sull'allevamento. Ne è derivato un ambiente naturale particolarmente adatto per i suini, che prediligono zone boscose e ricche d'acqua, e un contesto ideale per la stagionatura e la lavorazione dei salumi. Noti già agli inizi del XV secolo, negli stati limitrofi al Ducato di Piacenza, questi insaccati fecero breccia nei primi decenni del Settecento anche negli ambienti elitari di Francia e Spagna. Nonostante il trascorrere del tempo e i progressi della tecnologia, le fasi preparatorie dei salumi piacentini rimangono legate ai metodi tradizionali. Essi sono ancora prodotti in maniera artigianale da esperti norcini, chiamati in dialetto locale Massalein, nel rispetto delle antiche usanze tramandate di padre in figlio. Vediamo ora come vengono prodotti nel salumificio arsenese la pancetta, la coppa e il salame DOP. Questo tipo di lavoro, diciamo, allora, quando eravamo ragazzi noi, si andava a lavorare, si andava a scuola, come adesso, soltanto che le famiglie povere andavano a lavorare, quelli che c'erano i soldini studiavano, era una realtà. Quindi si è incominciato a lavorare a 10 anni fin dalla quinta elementare, forse anche prima. Io ho sempre fatto questo lavoro, ma ho ancora tante cose da imparare, che dovrei campare almeno 50 anni ancora per imparare ancora tante cose. Questi ragazzi hanno incominciato alla mia età, hanno qualche anno in meno, questo non molto, però insomma, ormai vorrebbe andare in pensione, cerchiamo di non lasciarglielo andare. Noi di giovani ne abbiamo tanti, ecco. Facciamo dei corsi di formazione sempre per questi tipi di lavoro e diciamo è un prodotto poi che riusciamo a collocare bene sul mercato e i ragazzi se vedono che sono attenti alla qualità della produzione e della lavorazione si affezionano poi a questo tipo di lavoro. Questa è la sala di ricevimento carni fresche dove le carni vengono lasciate assestare 1-2 giorni a temperatura 0-4 gradi. Praticamente in fase di ricevimento l'operatore compila questa scheda dove praticamente viene riportato chi è il fornitore della materia prima, quando arriva e naturalmente con che documento di trasporto. Viene fatto un regolare controllo di peso e poi vengono valutate anche altre cose come le condizioni igieniche dell'automezzo, delle pareti, dei pavimenti, naturalmente l'attrezzatura su cui viene posta la materia prima e poi c'è un controllo visivo della materia prima che naturalmente comprende che il prodotto non abbia alcune difettosità come ematomi oppure tracce di sangue che comunque porterebbero poi il prodotto ad avere dei problemi, quindi viene accuratamente controllata dall'operatore in fase di ricevimento e stoccata in questa cella. Periodicamente vengono fatti dei controlli, di cui invece mi occupo direttamente, viene testata la materia prima, vengono fatti principalmente dei controlli di tipo microbiologico, quindi si verifica che la carne non porti con sé determinati patogeni, come salmonella, come listeria, e viene controllato appunto il grado di contaminazione delle carni. Le carni, per essere lavorate e produrre poi un prodotto buono, devono essere buone in partenza. Quindi bisogna controllare appunto che questi patogeni non siano presenti sulle carni fresche in fase di ricevimento. Queste sono pancette fresche di un suino pesante nato e allevato in Italia e macellato per Coop Italia. Sono carni selezionate da Coop Italia per noi, quindi diciamo per un prodotto a loro marchio, a marchio Coop, diciamo Fior Fiore, che è il marchio di eccellenza di Coop Italia. Sono pancette che devono superare i 6 kg di media come carne fresca. Come vedete le carne, il suino bollo si vede che è macellato in Italia,
proviene da un macello di Modena, perché le carni devono provenire dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia. Le pancette vengono rifilate una per una, squadrate come una volta, e la carne deve essere la carne molto consistente, perché è un prodotto che porteremo poi per Capitalia a 10 mesi di stagionatura. Quindi se la carne è di un suino pesante, quindi un maiale che supera i 10 mesi di età, è una carne più consistente e abbiamo una qualità di prodotto stagionato superiore agli altri tipi di carne. La pancetta deve stare circa 20-24 ore in cella frigorifera a 0 gradi, poi viene salata a mano, sale e pepe, per una salatura di circa 8 giorni in cella di riposo, e poi le pancette, dopo la cella di riposo, vengono tolte dalla cella e incomincia la lavorazione per la cucitura della pancetta e la legatura. Diciamo, la salatura è un momento cruciale, perché l'operatore deve salarla proprio nei punti particolari dove può esserci un filettino di vena o qualcos'altro, e se c'è qualcosa da scartare potrebbe scartare la pancetta per farla ritoccare ancora in qualche parte non belle pulite. Una pancetta, diciamo, una pancetta di un maiale pesante ma magro, e diciamo un 40% è di grasso, ma il 60% è un bel magro consistente, sia chiaro che più scuro. Ecco, c'è un magro che prende la pancetta, da una parte che si vede che è bel rosso, perché è la parte superiore, e un magro un po' più chiaro all'interno, quindi di grasso ce n'è molto poco, anche se è una pancetta di un maiale molto pesante. Sono maiali, proprio come dicevamo prima, selezionati da Coop, fino a 10 mesi di età, 10-11 mesi di età il maiale, il suino, quindi il suino supera una media di 2 quintali ciascuno. Diciamo, la differenza tra un suino pesante e un suino più leggero, diciamo, un suino più anziano da un suino giovane, è la consistenza della carne. Se portiamo un prodotto a lungo stagionatura, se il suino è pesante, cala meno di peso la carne, quindi il sale rimane sempre quello che è, rimane più dolce la pancetta. Se un suino è più leggero, c'è più calo peso di carne, il sale rimane quello che è e la pancetta è più salata. Quindi come qualità il suino pesante è molto migliore di un suino più leggero. Dopo la salatura e una settimana di riposo in una cella di salagione, le pancette vengono tolte e vengono, diciamo, raschiate a mano per togliere quel poco sale o poco pepe che si può formare sopra alla pancetta. Togliamo anche la flappa che c'è sopra. La differenza delle pancette che facciamo per Coop Italia e che possiamo fare per altri è questa anche. Qui viene pulita tutta, perché c'è sotto del grasso morbido che non sarebbe buono lungo stagionatura, che sarebbe sotto se abbiamo da questa flappa. È uno strato di magro dove sotto, vedete il coltello? Dove sotto c'è un po' di grasso che non è buono, perché è un grasso tenero. Quindi questa lavorazione la facciamo dopo, perché siamo sicuri che questo qui viene tolto bene e mi prende più sale. Quindi tutte le pancette che facciamo per Coop Italia vengono pulite a questo modo, quindi viene tolta questa flappa e vengono fatte in questo modo. Qualsiasi tipo di grassa molle che ci può essere attorno viene tolta tutta, che pochi fanno questo tipo di lavoro. Poi la pancetta viene arrotolata così a mano, ci mettono un elastico per cucirla e poi, diciamo, passiamo alla cucitura a mano. Tutte le lavorazioni delle lavorazioni della pancetta sono lavorate a mano. La pancetta viene cucita a mano, come si cuciva una volta. Poi, appena cucita la pancetta, viene rifilata ai bordi, così al taglio, quando è stagionata, lo scarto non esiste. Quindi la prima fetta, diciamo, è già una fetta che si può aspettare per il consumatore. Quindi la pancetta viene rifilata per bene,
la pancetta viene forata per far che possa uscire quella piccola umidità che può esserci ancora dentro. Adesso passiamo alla rifinitura della pancetta e quindi alla legatura. Le pancette appena cucite, ai lati, ai bordi, ci viene messa una vissica di suino, sempre suino nato e allevato in Italia, non importato come vissiche, quindi all'estremità viene posta una vissica da una parte e dall'altra. La pancetta dove è cucita noi togliamo molta cotonna per poterla tirare molto, per farla più stretta. La carta serve per non avere infiltrazioni di qualsiasi genere, di acquere o di altre cose, e quindi è un involucro come la vissica di suino per non far avere delle infiltrazioni nella pancetta. Poi viene passata alla legatura. Diciamo, è un prodotto, quello che stiamo facendo per top, tutto fatto a mano, come si faceva una volta. Quindi salato a mano, cucito a mano e legato a mano. E passiamo alla legatura a mano di queste pancette, che sono legate proprio, diciamo, come si legava con lo spago una volta. Diciamo, la legatura serve per tenere la pancetta più unita, a parte che ha un'importanza che è relativa alla legatura, perché noi come la trattiamo prima, dalla salatura alla cucitura, la pancetta viene stretta molto, quindi la legatura, diciamo che è quasi un po' forma per tenerla più legata e per tenere unito, diciamo, le estremità e dove c'è la cucitura, proprio che non ci siano le infiltrazioni. È più una debole legatura che un servizio per la pancetta, ecco. Diciamo, una pancetta dalla salatura fatta a mano, alla raschiatura, alla cucitura, all'imbrigliatura della pancetta e alla legatura, diciamo, un operaio riesce a fare circa 4 pancette all'ora, non di più, dalle 3 alle 4 pancette. In un'ora un dipendente fa dalle 3 alle 4 pancette all'ora, legate a mano, cucite a mano, salate a mano, come una volta. La pancetta fresca, appena salata, parte da una media di 6 kg, 6 kg e mezzo, fresca. Alla pancetta legata viene uno scarto di circa il 10%, 600-700 grammi. Poi queste pancette che vengono appese, asciugate e messe in cantina, abbiamo un calo peso totale dall'inizio della salatura fino a un 20%. Quindi la pancetta finita dovremmo andare attorno alla media di 5 kg cada una. Diciamo, il calo peso non è eccessivo su queste pancette perché il suino, come dicevamo all'inizio, è un suino pesante portato fino a oltre 10 mesi di età, quindi il calo peso è inferiore agli altri suini, quindi alle altre pancette. Il disciplinare prevede un minimo di stagionatura delle pancette che è di 3 mesi. Per Coppa Italia arriviamo anche qua a un minimo di 8 mesi, quindi molto molto di più di quello che prevede il disciplinare. Questo perché animali naturalmente con una certa età e quindi un certo peso della materia prima fresca non sarebbero pronti ai 3 mesi minimi di stagionatura. Pancette di questi calibri in 3 mesi non sarebbero ancora totalmente disidratate e pronte per essere vendute. Invece, raggiungendo gli 8-9 mesi di stagionatura, la carne sviluppa tutta una serie di caratteristiche organolettiche, un profumo, una dolcezza,
che in 3 mesi naturalmente non sarebbero raggiungibili. Questa è una piumatura caratteristica, anche questa che vede di colore verde, verde e bianco, sono tutte muffe, come le dicevo, che sono state controllate e che permettono proprio di assorbire quel velo di umidità che c'è sul prodotto e di lasciarlo disidratare molto molto lentamente. Naturalmente tutte queste muffe vengono testate regolarmente, è uno dei vari controlli che faccio nelle fasi di processo per garantire che queste muffe siano muffe buone. Non sono muffe che noi aggiungiamo al prodotto, sono muffe presenti nell'ambiente, che hanno colonizzato l'ambiente e che conferiscono poi al prodotto particolari caratteristiche organolettiche. Si utilizza questo strumento, viene infilato nella parte grassa, viene annusato per verificare che il prodotto non abbia difettosità. In terra c'è bagnato perché, come si faceva una volta, viene fisicamente buttata l'acqua a pavimento per tenere l'umidità molto alta. Infatti se nota l'umidità segna 95, cerchiamo di tenerla il più prossima possibile al 100%, proprio per garantire una lunga stagionatura, quindi una disidratazione molto lenta. E questo si può fare solamente se l'umidità è molto molto elevata. Diversamente, se ci fosse secco, non avrei queste muffe superficiali, ma avrei poi problemi che si presentano soprattutto in testa, in coda, cioè qui dove il prodotto è più esposto, e potrei avere delle difettosità. Allora, adesso passiamo alla salatura delle coppe. Queste sono coppe che in certe regioni le chiamano capocollo, e diciamo provengono sempre da suini pesanti nati e allevati in Italia e specialmente nelle zone dell'Emilia Romagna e Lombardia. Queste carni sono selezionate da Coop Italia per il prodotto Amazio Fiorfiore. Il suino deve superare i 10 mesi di età e un peso di 2 quintali. Vengono macellati e circa raffreddati per 24 ore nelle nostre celle. Poi vengono rifilate da alcune parti. Qui viene fatto un piccolo tagliettino perché c'è una vena, un po' di sangue e quindi deve uscire, e quindi vengono pulite in qualsiasi lato della coppa, davanti, di dietro, per non avere scarti poi alla fine. Quindi le coppe superano i 3,4 kg di peso fresco, e vengono salate a mano, come si salavano una volta. Vengono sale, pepe, vengono messe in cella di riposo appena salate, per 7 giorni, e quindi poi si passa alla investitura del prodotto. Diciamo è ancora una lavorazione caratteristica fatta a mano, perché questa coppa viene portata a circa 10 mesi di stagionatura per Coop Italia, e quindi il prodotto deve essere trattato molto molto delicatamente. Diciamo queste coppe che superano i 3,3 kg di media, alla fine arriviamo a un calo peso anche del 40-42% ai 10 mesi di stagionatura. Quindi la coppa poi alla fine supera i 2,2 kg, non di più. Abbiamo delle coppe anche di 3,5 kg, 3,8 kg. Ecco. Diciamo, e il calo peso è un calo peso naturale che viene è giusto che sia un calo peso di quelle dimensioni, perché le carni così asciugano meglio ed abbiamo un prodotto molto asciutto alla fine della stagionatura. Dopo la salatura, una settimana di riposo in cella, la coppa viene presa e messa nella pelle di suina. Questa è una pelle che è vicino alla costina del suino, sempre di suino, quindi la coppa, come la pancetta, gli involi che usiamo sono tutti i suini, gli stessi suini che macelliamo. Quindi viene stesa con una raschia e poi la coppa viene messa in questa pelle, che asciuga molto bene, perché è la caratteristica di una coppa piacentina. Siamo i piacentini, quindi siamo i primi anni
dal Medioevo, la coppa che risale, si faceva così. Quindi la pelle viene stesa bene, viene messa dentro la coppa. Ecco, viene attorcigliata e la coppa passa alla lavorazione finale dall'imbrigliatura e dalla legatura. Diciamo la pelle è quella che serve per fare una coppa, diciamo, migliore che tutte le altre coppe che esistono sul territorio italiano. Infatti le piacentine hanno ottenuto la DOP, diciamo circa nel 97, per queste caratteristiche pecunarie che hanno. La funzione principale della pelle di coppa è che è una pelle che traspira molto e la coppa asciuga lentamente, molto meglio che una bondiana di manzo o qualsiasi altro involucro non di suino. Infatti è una lavorazione molto costosa e molto dispendiosa anche in termini di tempo, perché una volta l'è fatta a mano. Ma questa pelle, diciamo, è una pelle eccezionale che dà una qualità alla coppa finale che non ha uguali nelle altre budella di qualsiasi tipo che si possano usare. Che la coppa respira bene, anche se dovesse stare lì un anno e mezzo, questa pelle la fa respirare molto bene e diamo sempre un prodotto ottimale alla fine, migliore che qualsiasi altro tipo di budello si possa usare. Come avete notato, la legatura viene fatta ancora a mano perché è caratteristica di una coppa di questo tipo. Ecco, dato che la lavorazione, la salatura, l'imbrigliatura e la legatura è fatta a mano perché è curata molto di più che fa la macchina in qualsiasi parte della coppa, perché alla fine poi abbiamo meno scarti nel finale della stagionatura della coppa, e la caratteristica proprio di questa coppa a marchio Fiorfiore è la lavorazione tutta fatta a mano come si faceva una volta. Alla fine poi la coppa viene leggermente forata, così nei mesi di stagionatura la poca umidità che c'è rimasta dentro esce tutta piano piano. Qua vediamo le coppe dopo la fase che abbiamo visto in precedenza, dopo la messa in pelle, dopo la legatura, vengono appese e portate in questa stanza di asciugatura. Qui rimangono circa una settimana perché naturalmente andiamo a conferire tutte quelle caratteristiche e tutti quei cambiamenti strutturali che avvengono proprio grazie all'asciugatura. Abbiamo un primo significativo calo peso del prodotto, infatti in asciugatura, pensate, una coppa perde già circa un 10% di peso. Poi grazie alle temperature e all'umidità relativa che viene tenuta in questa fase abbiamo le prime comparse di una colorazione rossa rosata. Come vedete la pelle non deve essere troppo distaccata dal prodotto perché sennò sarebbe asciugata male, sarebbe asciugata troppo, deve rimanere bella adesa alla coppa e nello stesso tempo non deve rimanere dall'umidità residua perché poi avrei dei problemi in stagionatura. E poi, come potete sentire, c'è anche un profumo gradevole, sono proprio le spezie molto delicate che vengono aggiunte nella fase di sale e il cambiamento strutturale della carne che portano alla formazione di profumi e odori caratteristici. Anche per la coppa naturalmente è fondamentale il processo di rintracciabilità. Questo bigliettino segue il prodotto da questa fase dall'asciugatura fino a tutto il periodo di stagionatura e fino al momento della vendita, cioè questo lotto sarà venduto con lotto 1/10/2007. La struttura naturalmente è studiata in maniera apposita da permettere un ciclo di movimentazione dell'aria ben definito, lo permettono anche questi coni che convogliano proprio l'aria e vengono studiati in modo tale che il flusso parta da questi coni, si convogli verso l'interno e torni verso l'alto. Le sale di asciugatura vengono proprio studiate in questo modo proprio per permettere questo ricambio di aria e di umidità relativa che è fondamentale per il processo di asciugatura. Dopo la fase di asciugamento il prodotto viene appeso qua, rimane in questa prima stanza per i primi 3 mesi circa e poi passerà in quelle successive man mano che il prodotto diventa più stagionato. Il ricambio d'aria è l'unico aspetto per cui questi impianti sono fondamentali, perché per il resto della stagionatura
viene fatto tutto molto artigianalmente, cioè come veniva fatto una volta. Infatti, se notate, i pavimenti sono bagnati, sono volutamente bagnati. Questo perché alla sera viene aperta l'acqua, questo leggero strato d'acqua permette di tenere l'umidità molto alta e portare il prodotto a una lunga stagionatura. Questo perché se io non mantenessi un'umidità molto molto elevata, avrei tutta una serie di difetti che si sviluppano nella coppa, specialmente in testa e in coda, si chiamano fessurazioni. Questo avviene se il prodotto secca, si disidrata molto velocemente e naturalmente è una delle cose da evitare nel processo di stagionatura. Invece, mantenendo questa umidità relativa molto elevata, si cerca di ovviare a questo problema. Come vedete, le pezzature della coppa sono tutte molto sono molto molto grosse. Partiamo da un taglio fresco che sono intorno ai 3 kg, 3 kg e 2, fino ad arrivare a un prodotto stagionato intorno ai 2 kg. E se vede, il prodotto vedrà le corde che sono molto più allentate, proprio perché disidratandosi, stagionandosi, perde peso, perde umidità, e quindi vediamo proprio di quanto è calato il prodotto. Allora, praticamente in questa fase viene fatta anche la cosiddetta spillatura o puntatura, così come si fa nei prosciutti di Parma, per intenderci. Si utilizza questo strumento, ago, che è un osso di cavallo, e si utilizza proprio perché è una struttura porosa che è in grado di trattenere i profumi e gli odori che ci sono all'interno del pezzo. Viene infilato nella parte grassa e viene annusato in più punti per verificare che il prodotto non abbia difettosità. Quindi, partendo da una materia prima buona, curando tutto il processo produttivo, si ha la garanzia che il prodotto venga in un certo modo. Il controllo della puntatura è un di più, però viene fatto pezzo per pezzo, perché naturalmente su una partita di 100 pezzi uno può capitare difettoso, e in questo modo si sente, perché si sente proprio l'odore che c'è all'interno della coppa senza tagliarla. Dopodiché questo prodotto verrà portato in spedizione, verrà etichettato naturalmente col suo lotto e verrà spedito. Questo è un salame piacentino BOP, che è sempre di carne selezionati, sempre suino pesante, superiore ai 10 mesi, quindi è carne selezionata sempre da Coppa Italia, anche questa, e viene macellata in Emilia Romagna e Lombardia. E l'impasto è macinato grosso perché sono carne scelte, carne nobile, carne di prosciutto, il sottospalla e carne di pancetta. Diciamo, questi tipi di carne non contengono nessun tipo di nervo, quel poco grasso che si può notare è un grasso di gola duro che dà quel sapore alla carne di fragranza che può dare soltanto il grasso di gola. La salatura è fatta a mano anche questa, diciamo che sosta circa anche questo 24 ore dopo essere stato macinato in cella di riposo, e poi viene insaccato in budelli naturali. Può fermare? No. Sì. Può fermarlo quale pietò? Ma fa mandare su col bagai del balichi. Siamo passati all'insacco del macinato, quindi al salame piacentino, al salame come una volta. E anche qui, diciamo, la lavorazione è tutta legata a mano, come leghiamo le coppe e le pancette. La stessa caratteristica, budello è di suino, sempre un budello suino italiano. Viene insaccato sulla pezzatura di circa 800 grammi, un chilo. Tutti i nostri impianti sono serviti dai metal detector,
tra i vari controlli che vengono effettuati nella fase produttiva c'è questo macchinario che è un metal detector che viene testato con frequenza oraria per verificare che all'interno dell'impasto non ci possano essere eventuali contaminazioni di corpi metallici che poi andremo a trovarci nel prodotto finito. Quindi con una semplice sferetta certificata l'operatore manualmente verifica la corretta funzionalità dell'impasto. Aspetta. Abbiamo praticamente il metal detector che suona, va in allarme. In questo caso, se la contaminazione fosse all'interno dell'impasto, l'operatore ferma la produzione, verifica e scarta quello che c'è di contaminato. Diversamente, se è solo un test di controllo, procede con la normale lavorazione. Qui siamo alla legatura, il salame viene legato tutto a mano, come si faceva una volta. Diciamo una persona riesce a legare una media di 35 kg di salame all'ora di questo prodotto legato a mano in questo modo. Non è che sia un quantitativo enorme una legatura di 35 kg all'ora, però il prodotto è curato in un modo particolare, così non abbiamo degli sfregi o degli scarti o dei salami con qualche buco all'interno a fine stagionatura. Quindi abbiamo un prodotto finito di alta qualità e di una stagionatura, di una compattezza della carne che alla fine è molto omogeneo uno come l'altro. Allora, questi sono i salami piacentini che abbiamo visto un attimo fa legare stamattina, dopodiché sono stati appesi su queste bilancelle e si trovano in questa stanza per il processo dell'asciugatura. Il processo dell'asciugatura è fondamentale per la riuscita di un buon prodotto perché in questa fase inizia a cambiare strutturalmente l'impasto che abbiamo visto prima macinato fresco. Abbiamo la prima perdita significativa di calo peso perché ovviamente asciugandosi perde acqua e parte soprattutto la fermentazione del prodotto e l'acidificazione dello stesso. Quindi abbiamo un abbassamento del pH del prodotto che naturalmente viene controllato rigorosamente su ogni lotto. L'acidificazione è molto blanda perché è un prodotto di alta qualità e quindi con pochi ingredienti aggiunti. In questa fase rimane circa una settimana e lo vediamo a fine asciugatura nella stanza qui accanto. Il prodotto si presenta naturalmente di un'altra colorazione, più rosso, più asciutto. E naturalmente tutto questo grazie al programma di asciugamento, che sono tutti computerizzati, viene regolata temperatura e umidità relativa proprio per portare il salame con queste caratteristiche. Dopodiché da qua passiamo alla stagionatura finale. Allora, in questa fase il prodotto viene portato fino alla stagionatura finale. Il disciplinare di produzione per il salame piacentino DOP prevede un minimo di 45 giorni. Diciamo che su richiesta del cliente la stagionatura può essere prolungata anche fino a 60. In questa fase, come avete visto, dopo l'asciugamento il prodotto viene portato qua e inizia a piumare, cioè inizia a sviluppare quelle muffe che vedete sono di colore bianco perché sono tutte muffe buone, che contribuiscono a rallentare l'asciugatura superficiale del prodotto e a fare in modo che il prodotto arrivi a fine stagionatura senza presentare un alone di crosta, Il prodotto rimane, altri 45 giorni qui in stagionatura. Si arriva a una perdita di calo peso complessiva di circa il 30%. Il pH ha avuto la sua punta minima in fase di asciugamento e qua lentamente ricresce. Viene naturalmente controllato in tutte le sue fasi, si controlla che le temperature e le umidità relative delle diverse celle siano idonee alla fase che sta passando il salame. Ogni bilancella, come abbiamo visto anche in asciugamento, è correttamente etichettata con il lotto, perché il lotto è naturalmente quello che ci garantisce il processo di tracciabilità all'interno dello stabilimento e rintracciabilità una volta che poi il prodotto sarà finito. Tutti gli impianti naturalmente sono dotati di sonde collegate a un computer per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, che è fondamentale
per portare il prodotto ad una stagionatura così lunga, perché ricordiamo che la coppa, il minimo previsto da disciplinare è 6 mesi di stagionatura. In modo particolare per il progetto COP si è deciso di dare una stagionatura minima di 8 mesi, quindi è ben 2 mesi in più rispetto a quello che è previsto da disciplinare. Questo proprio perché diamo una qualità maggiore sia della materia prima, quindi con un suino pesante, selezionato e garantito da COP, sia una stagionatura più lunga per arrivare ad avere un prodotto più maturo sotto tutti i punti di vista. Come vedete, io ho online praticamente le temperature e l'umidità dell'ambiente. Ho un menu, vado ad impostare i dati di lavorazione e per questo touchscreen mi permette di visualizzare praticamente tutti i dati che io programmo all'interno della stagionatura. Tutto questo è collegato a un computer che ho presente in ufficio, dove ho un grafico online, minuto per minuto, di tutte le cantine. Ho la possibilità quindi di avere una registrazione che di solito viene archiviata ogni 6 mesi, in cui si verifica ogni possibile sbalzo termico o sbalzo di umidità che potrebbe essere un problema per il prodotto. Se vedete, la temperatura è mantenuta costante, basta andare con il cursore e visualizziamo che ci sono 13,3 gradi centigradi e la temperatura è prossima all'80%, l'umidità relativa cioè. Vedete che il tracciato è molto regolare proprio perché vengono mantenuti dei cicli regolari e per rispettare proprio la naturalità del prodotto. Non viene forzato con cicli diciamo pesanti, con temperature e umidità molto spinte. In questo computer quindi monitoriamo il controllo di temperatura e umidità. In questo altro computer abbiamo il controllo di tutta la formulazione delle ricette. Infatti in produzione gli operatori possono formulare solo e soltanto le ricette che vengono inserite da questo computer. Naturalmente per motivi di sicurezza questo computer è gestito con una password dove vengono inseriti tutti gli ingredienti e le relative tolleranze durante la ricetta. Se l'operatore non è più che preciso, quindi non mette ad esempio i 2,5 kg di sale, se ne mettesse 2,7 il computer si blocca e non gli permette di finire la formulazione delle ricette. Mettendo invece una quantità esatta di ingrediente può schiacciare l'enter e passare all'ingrediente successivo, ad esempio il pepe nero, e così via fino alla fine della formulazione delle ricette. Anche in questo caso ho uno storico, in questo modo riesco a vedere per ogni giorno quante ricette sono state fatte, quali ricette sono state fatte e con che quantità di ingredienti. Questo è un ulteriore controllo, diciamo, della filiera produttiva.